Oggi è lunedì 11 settembre. Poche ore di sonno, ma buona settimana, buon inizio settimana, già pronti a sollevare Ghisa, quindi presto andiamo in palestra. Sono le 9, andiamo in palestra. E oggi è l'11 settembre, quindi giornata importante, commemorazione. Chissà se troveremo in palestra quello che i pompieri che scalano le scale, queste robe qui, e che lo fanno come commemorazione. Vedremo. Un bel po' di cardio, di biciclette, adesso è decisione per tornare a casa, piedi, ora così chiudiamo il quadro. Stiamo andando da me, cugino Franco. Niente, sto guardando di caldo, sono tutto armato da battaglia. Niente, trovo questo posto, questo centro storico sempre più pieno di api, mi era paurosa. Ragazzi, mi hanno fatto scambiare 20 euro per comprare le due lattine di Monster. Pagate 4 euro, vabbè, pure non importa. Mi hanno fatto scambiare 20 euro e mi hanno dato 16 euro tutti a monete da 2 euro. Qui si vede la mia dedizione all'allenamento. Chi sei al McDonald's? Non sto prendendo niente. Che comunque già ci hai esagerato prima, ma adesso proprio non correre. Le zanzare mi stanno letteralmente mangiando vivo, vivo. Mi sono messo qui. Ora sono lì. Mamma mia. Oggi è martedì 12 settembre. Siamo tornati pronti per tornare alla Steve Jobs, come disse una volta un grande, insomma, sacerdote. Quadro che armi di Assassin's Creed Mirage. Vediamo un po' com'è, però l'hype a mille. Comunque stamattina a scuola è abbastanza bene. Oggi è mercoledì 13 settembre. Stamattina in palestra a piedi, così evito di fare cardio. Anche se poi 20 minuti alla fine di sigla mi faccio sempre un caso. Il mio ginocchio sta leggermente un po' di problemi, dobbiamo capire se è perché è post allenamento o no. Comunque, ho un quesito, dico compro una mostra o non compro una mostra. Quindi qua mi ha messaggio e dice di sì, quindi vabbè, farò così. Andiamo su tutti questo. Pacco della leggenda, oh, è arrivato finalmente. Ma tutto il pacco scassato, ma che spacchio sta succedendo? Ma che Amazon di merda, cioè tutte cose scassate stanno mandando. Tutto storto qua. Andiamo. Spettacolo, così io pago queste BC finalmente. Pap. Giornata di pacchi e ho venduto le cosette. Spam pam 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 pam. Ho messo 6 euro, 3 paglie delle Adidas nuove, che a prezzo pieno sono tipo 15 euro, mare, tecca, fuma. Oggi è giovedì, 14 settembre. Oggi Franco, visto che ieri ho fatto l'onomastico, ho voluto fare un omaggio, vero? Hai omaggiato? Ho omaggiato anche me. Adesso gli dobbiamo fare un regalo a Franco. Gli regaleremo un iPhone 15. Però, basta. Però e basta? Sì, Max non mi piace. Non ti piace? Vi mostrerò un pezzo della mia storia. Cioè praticamente quel pezzo là sotto è stato uno dei miei primi graffiti. Bruttissimo come la fame. È sempre uno dei miei graffiti. Che poi è enorme questo. Cioè da qua si vede che è enorme. Ai tempi che passa, dopo che si devono fare piccoli istantanei. Ma che c'è? Capito, quindi mostro di posto, penso un garage del genere è il sogno di tutti. Cioè Samuele si è fatto una roba assurda, no? Tutta la certo, così come Denny Lazzarini. Famico. Però fighissimo. Un posto veramente. Poi per vloggare così bellissimo. Io avevo un sogno. Praticamente non ho mai fatto la panca piano, giusto? La panca piano sta qua. Ok. E siccome stiamo parlando qui con Samuel, che già dovevo fare nel tempo fa, video su YouTube e cose. Per mancanza di tempo non ci siamo riusciti, ma che sono qui, ho detto Samuel, facciamo un po' di panca. E quindi, allora, prendetemi 10 secondi. Ciao ragazzi, sono Samuel, detto Super Samu sui social. Sono un personal trainer, mi occupo di anche di performance e di allenamento appunto personalizzato. Niente, il nostro amico qui Alessandro aveva il piacere di provare la panca piana.
troviamoci. Ok, mi hanno detto che prima devo riscaldare, ed effettivamente è un tema che è importante, tante volte invece nelle varie esterne non lo dico. Un po' di sacchetti. Questo qua... Vai. Allora, ci posizioniamo qui. Siamo qui. Adesso finalmente tocca a me. Vediamo se hanno ascoltato benissimo quello che mi hanno detto. Vado, vado giù. Giù, ispira, vado. La stessa forza in entrambe le braccia. Porta leggermente più indietro. Che sta pallone, ma lo uno. Ma va? Si sente la spinta, eh? Un po' più indietro. Ok. Più dietro, niente, quando vuoi. Già dire una cosa, una reazione, a parte che sto sudando, una reazione molto a caldo. Era qui che stava parlando la samba, era bellissimo. Davanti faccio manca, sono guardando a zero, l'ho fatto manca. Grande. Comunque, tante volte lo vedrete sicuramente a Samuel sul canale, quando sono qua qualche tips per i Wikiflow, lo sbrocchiamo poi. Ragazzi, c'è uno specchio in macchina là dietro. Speriamo che non gli si rompi mille pezzi, potrebbe essere mettiamo un problema. Oggi è venerdì 15 settembre. Sono le 7:26 del mattino. Stamattina, Moda, stamattina in palestra molto presto, così almeno ottimizziamo i tempi. Mi sono dato un colpo di acqua che stavo morendo. Schifo. Back in the vlog, come giusto che sia, mi ho trovato un po' senza barba. Cosa sarà mai successo? Un colpo di pazzia, ragazzi. Un colpo di pazzia. Piccola recensione su queste cuffie. Mostro di cuffie, raga. Mostro di cuffie, veramente. Domani giornatone. Infatti ho preparato già lo zaino e tutto. Domani stiamo fuori dalle 7 alle 7. Domani giornatona paurosa. Con quelli di Paradigma, che vi ricordate abbiamo fatto già il video tempo fa. Niente. Prossimamente unboxing di iPhone. Boh. Buongiorno. Siamo pronti a partire. Ma ieri sera è un po' stata una sveglia molto particolare. Vediamo se funziona. Alexa, basta. Sono le 6:15 del mattino. Ok, sta funzionando. A Caltagirone, la temperatura è di 21 gradi Celsius. È partito! È partito! A routine! Abbiamo momentaneamente problemi di spazio, non sappiamo dove mettere la mostra, non sappiamo dove mettere i panini, la busta. Me cucino Franco! Pazzo, sei in Norvegia, se ne sta yendo! Non c'è freddo! Freddo! Ci sono 30 gradi stamattina! Diciamo che stiamo testando l'obiettivo che appunto vorremmo prendere. Sì, Mef, c'è il microfono davanti. Non ti si girerà mai. Siamo sull'Etna. In Paradigma, vediamo un po'. Diciamo l'obiettivo che vorrei prendere. Diciamo simpatico. Carino, si può fare. Lo registro nel vlog, visto che poi non me lo potrò comprare mai. Questo è l'obiettivo, quello che amavo tanto. Vi faccio vedere, che vi feci vedere tempo fa. Ma che bello, ragazzi. Cioè, guardatelo seriamente. Non sembra affatto per restare nella mia macchina. A parte, guarda che grosso. C'è una lente che è più grande della macchina fotografica, letteralmente. Che bello. Se me lo regali per il compleanno. L'altro giorno mi hai chiesto quando faccio il compleanno, perché stai spogitando. Niente, ma quei soldi non ce n'è, ti vorrei comprare un bel G-Monster. Ma se io ho perso pure la cinghia della Sony, tu mi stai dicendo di comprarti un cazzo di coso che costa 650 euro. Oggi è domenica 17 settembre. Ultimo giorno della settimana, in realtà è l'una, ho già mangiato. E vabbè, sono sul divano a non fare completamente niente. Ma la domenica concedetemelo, perché è giusto così. Fine ieri. Sono tornato tipo alle 11 a casa, ho mangiato e sono andato a letto. Mi sono lavato, sono andato a letto mortissimo, perché stavo letteralmente appunto morendo. Allora vi dico la verità, ho finito di montare il Wikivlog 23, quindi anche c'è un po' di tempo libero. Mi stanno a montare pure questo qua, il 24.
Quindi la giornata per voi finisce qui. Vi faccio lo sconto, dai. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.